Ragazzi, siamo tornati con la serie del Road to Russia dei mondiali su FIFA 18. Mi raccomando, cercate di supportare al massimo questa serie con 10.000 mi piace in questo video. Oggi vediamo scendere in campo l'Inghilterra per cercare di battere il Belgio, che la scorsa volta è andato veramente molto bene. In questo episodio è successo veramente di tutto e, ragazzi miei, vi dico solo che non è stato per niente facile. Guardatevi tutto il video, mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un pollice in su, arriviamo a 10.000 like, cliccate sulla campanella per non perdervi nessun video e farvi arrivare sempre le feed. Vi lascio con il video, buona visione! Ragazzi, bene, ritornate a Giocare. Siamo tornati, signori, di nuovo su FIFA 18 e sono qua, ragazzi, oggi tornato con la serie del Road to Russia dei mondiali 2018. Ragazzi, oggi, da come avete letto dal titolo e dalla miniatura, siamo qui, ragazzoli, per giocare con l'Inghilterra. Il Belgio l'ultima volta ha fatto una discreta performance portandosi a casa 2 vittorie e 1 sconfitta, quindi ha totalizzato 6 punti. Oggi con l'Inghilterra dovremmo cercare di andare a spaccare appunto il Belgio in modo tale di farlo passare alla fase successiva. Poi ci rimane solamente Colombia e non mi ricordo che altra squadra per concludere la fase, quella per decidere appunto chi sarà, chi passa ai turni successivi. Ma vediamo un po' oggi con l'Inghilterra che squadra mi sono andato a creare. Questa, signori, è il team, veramente bellissimo, un team molto forte addirittura. Quindi ho preso come 2 carte speciali, ovviamente, Kane Tots, che io ho trovato, 95 ATT, e sono andato a mettere Rio Ferdinand 90 Icon come 2 carte speciali. Poi, ovviamente, abbiamo tutti quanti gli altri. Qui, ragazzi, in pacchino ho messo Walcott, Stones, Sturridge, Young e Vardy, addirittura del Food Champions. Quindi, eventualmente, se volessi andare ad aggiungere questi giocatori, che ne so, levo Kane e metto Vardy, oppure levo Rio Ferdinand e metto Young. Comunque, questo qua è il metodo cui andremo a utilizzare. Senza perderci proprio in chiacchiere, direi subito di iniziare queste partite. Vediamo un attimino, ragazzoli, più che altro che avversari troveremo contro, perché la nostra squadra è un 185, ma sicuramente troveremo avversari veramente molto molto ma molto forti. Io vi invito subitissimo a lasciare un bel pollice in su, mi raccomando, perché, ragazzi, stiamo andando veramente bene in questa serie e sono comunque contento. Quindi mi raccomando, supportatela, un bel like, perché qua il cerchio si stringe e mano a mano le squadre stanno andando avanti e altre stanno uscendo. Quindi vediamo un po' oggi con l'Inghilterra cosa riusciamo a fare. Ci siamo, ragazzi, primo avversario, vediamo che subito che squadra ci porta a confronto. Un 188 veramente devastante, con Banano e Young, il Kun Agüero, che mamma mia, ragazzi, e il Prugnetta, Salah, madonna, questa è una squadra veramente tosta, ragazzoli. Quindi, come ben sapete, appunto, più andiamo avanti con squadre potenti, più troviamo appunto avversari che ci possono distruggere. Ma non gliela farò vincere molto facilmente, ragazzi, quindi si parte subito. Si parte subito Walker. Subito Walker, ancora lui. Ancora Walker. Ancora Walker. E tira giro. Oh, mamma mia, come l'ha parata, raga. Ehi, rigore. Dai. Ma dai, fa l'errore. E fa l'errore. Oh, madonna, dai, fallo da dietro. Questo è il rosso, raga. Fallo da dietro, è rosso. Ci proviamo. Come viene, viene. Come viene, viene. Boom. Oh mio Dio. Mamma mia, che gol ci ha fatto questo, raga. Porca puttana, che gol. Non è roba col Prugnetta. Meno male, dai, con sti falli, su. Dai una capocciata. Dai, riproviamo con Kane. Pam! Madonna, raga, ho tiro delle briscole. Tira delle briscole incredibili, Kane. Dai, 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 dai. E dai, ma che? Calcio di rigore. Ah, beh, porco due. Ha tirato una svirgolata, raga. Mo speriamo di segnarlo, perché è un'occasione incredibile questo qua, raga, eh. Questa è un'occasione che non dobbiamo sprecare. Però, mio, con i rigori sappiamo tutti, no? Guarda che svirgolata. Sappiamo tutti che io con i rigori proprio... Che botica fa? Una volta... Oh, io li tiro tutti a sinistra, raga. Tutti. Alla sinistra del portiere. Una volta che lo tiro a destra, me lo parano. Ce lo fa. 2-0. Ai ai ai, raga, partita difficile. Questo poi ho trovato un avversario pure bravo, né? Dicevo, cioè, i giocatori ne manca, è buono, è pure bravo, quindi ci sta. Siamo al 75esimo. E no, vabbè, ma dai, ma che tiro è? Ma che tiro hai fatto? Ma bene tutto, ma che tiro hai fatto? E prova, e dai, finalmente. Finalmente il gusto di segnare, ragazzi, perché questi gol, sappiate che ci sentono, che se pure a caso
puta caso, ragazzi, dovessi vincere le altre due partite, bisogna tenere in base a quanti gol fatti e subiti per decidere chi far passare tra l'Inghilterra e il Belgio. Quindi sarà veramente tosta. Mo' intanto questa purtroppo l'abbiamo persa, vedi, ci siamo cacati in rigore, quindi diciamo che sta partita l'ho voluta perdere io, raga, perché ci siamo veramente divorati un rigore assurdo. Però io sappiamo tutti che con i rigori faccio cagare, quindi 2-1, ragazzi, arriva la sconfitta. Va a segnare l'Allana addirittura. E vediamo, ragazzi, il nostro secondo avversario, sperando non abbia una squadra potentissima. E mannaggia la miseria, oh. Mannaggia la miseria, ragazzi. Ma chi sta a trovare contro? Tutti veramente bestioni. Questo a confronto con le prime è ancora peggio, sta squadra. Mamma mia, raga, ma che se inventiamo qua, raga? Cosa sta succedendo, raga? Cosa è successo, anzi? Mamma mia, che roba! Vai! Non ci sta, non ci sta, non ci credo! Non ci credo! Again. E vabbè, neanche fallo! Ma dai, ma che sei di? Neanche il fallo, raga! Bello. E dai così, cavolo. Un'azione concreta, raga. Finalmente, un'azione concreta. Ma guardi. Oh mio Dio, raga. Cosa stavo facendo e cosa mi ha parato il portiere? Incredibile. Cosa mi ha potuto parare il portiere? Incredibile, raga. Finita, ragazzi. È terminata la partita 1-1. Purtroppo l'Inghilterra è fuori dai giochi, raga. Mannaggia la miseria. 1-1, pareggio per l'Inghilterra. Devo uscire fuori, ragazzi, devo ritirare. Ma purtroppo l'Inghilterra, ragazzi, fa 1-1. Ma no, non ci voglio credere. Non ci voglio credere. Passa il Belgio, ragazzi. Cioè, partite veramente complicate quelle con l'Inghilterra. Combattute, ma allo stesso tempo molto complicate, perché avversari veramente molto molto bravi. A confronto alla mia squadra, ragazzi, abbiamo trovato veramente dei team disumani. Quell'altro Messi, Toz, Gesù, ma ce l'aveva tutti, ragazzi, ce l'aveva. Madonna mia, veramente delle squadre molto molto complicate rispetto alla nostra. Anche se non è che la mia fa cagare, però a confronto a chi abbiamo trovato contro, signori miei, sinceramente un po' di difficoltà ce l'abbiamo avuta. Anche perché poi abbiamo trovato anche avversari bravini, e quindi è successo quello che è successo. La prima partita ce la siamo divorata per il rigore e tante altre cavolate. La seconda abbiamo pareggiato solamente, purtroppo. Mo almeno una vittoria morale, raga. Almeno i 3 punti all'Inghilterra facciamoli fare, perché madonna mia. Vediamo l'ultimo avversario. Almeno questo me lo dai con una squadra decente. Vabbè, raga, non è possibile. 92 Suarez, 94 Ronaldo, 89 Bale. Madonna mia, madonna. E secondo me vi pare che non c'ha qualche altro Toz nascosto, qualche icona nascosta. Non lo so, però madosca mia, raga. Veramente delle squadre disumane abbiamo trovato contro. Oh, speriamo almeno di portarci a casa i 3 punti, perché sennò è out. Vabbè, tanto ormai è da fuori la nostra Inghilterra, Ronaldo chi lo ferma? No, mi ha fatto il pallonetto, guardalo. Ma secondo me era un passaggio. Ma manco cosa si ha fatto il pallonetto, raga, sinceramente. Vabbè, oh. Ma io che vedo un po'. No, l'ha fatto, bravo, bravo. Pensavo avessi sbattuto sul portiere. Sì. Ma no, vabbè, ma tranquillo. Ma il tiro, ma dai, il passaggio che passa tutta l'aria, raga. Nessuno dei miei si è andato a preoccupare del pallone. Ma va a cagare, mettiamo ultra offensiva. Tanto ormai l'Inghilterra sta fuori dai coglioni, ma dai, però. Va bene tutto, ma neanche così, ragazzi. Passaggio per Ronaldo, va dal caso, passa tutta l'aria. Nessuno si è interessato del pallone. Mortacci. Rigore. E fallo mio. Ma come fallo. Ma come fallo mio, raga. È partito Suarez. È partito Suarez. Lo sapevo la Davila. Lo sapevo la Davila sotto. Lo sapevo. E questi gli tiro un gol. Guarda, meglio così, raga. Terminiamo sta partita, perché veramente, guarda, fuori dai coglioni in Inghilterra. Ah, basta. Troppo troppo. Oggi abbiamo trovato veramente gli avversari molto molto forti per le mie squadre. Ma veramente tanto, ragazzi. E non poco. Cioè, neanche così segno. Neanche così, raga. Me le parano tutte. Provo a darla al centro, ma chi la prenderà?
Eccolo qui. Che è successo? Va a segnare Harry Kane. Sì. Esulta, no? Tanto stiamo a perdere poco. Spicci. Anche è vero che io adesso sto provando a giocare con attacco totale, perché almeno vorrei provare a fare qualche gol, ma ne sto subendo un bordello. Un bordello proprio. Vabbè ragazzi, l'Inghilterra è fuori dai cocomeri. Oggi non era giornata per andare a giocare con l'Inghilterra. Bella squadra che purtroppo non proseguirà questi mondiali di FIFA. Oh, che è successo? Va a segnare un nano così di testa. Sterling 4-2, regà. Ormai non c'è manco più l'esultanza, tanto che esulta fa. Che qui è tutto sfaciolato, è tutto. E ne prendo un altro, sai, così bello. Al 90esimo 5-2, madonna mia, raga. Porca miseria, due sconfitte e un pareggio per l'Inghilterra. Comunque troppo, raga. Troppo superiori le squadre rispetto alla nostra. Non voglio usare scusanti, ma l'avete visto anche voi, Messi, tozza. Questo Ronaldo, Suarez, Bale. Cioè, troppo, raga. Poi vabbè che comunque con l'attacco totale, a prescindere, la squadra si sfanculizza a livello difensivo, perché giustamente vanno tutti in attacco. Però veramente troppa differenza dei giocatori in campo. Poi comunque mettiamo, sì, guarda questo che ha fatto. Mettiamo anche comunque l'avversario, sono anche bravi, quindi che ve lo dica fa. Signori, questo video è giunto al termine. Purtroppo arriva un'altra sconfitta per l'Inghilterra. Va a segnare Kane e Sterling, ma tanto sono fuori dai giochi, quindi due sconfitte e un pareggio. Madonna mia, quindi passa automaticamente il Belgio nella fase successiva. Signori, questo video è terminato. Spero ovviamente vi sia piaciuto. Che poi non è che dicevo non ho fatto niente. Cioè tutte le partite finiscono con bei tiri. Questa addirittura 14-12, regà. Quello 13-11, lui 5 gol e io 2. Però ci sta, assolutamente, doveva andare così. Spero che questo video comunque vi sia piaciuto. Ragazzi, abbiamo purtroppo mandato fuori dai giochi dell'Inghilterra. Però comunque, alla fine ci siamo abbastanza divertiti. Anche se sinceramente poteva entrare qualche altro golletto in più. Io vi lascio un bel pollice in su, commentate, condividete la pagina Facebook e Instagram. Trovate il link in descrizione, cliccate sulla campanella per non perdervi nessun mio video. E niente, passa automaticamente il Belgio alla fase successiva. Prossima partita sarà con la Colombia, che vi porterò in questi giorni. Mi raccomando, 10.000 mi piace al prossimo video. Ciao ragazzuoli!